grazie. Allora, torno a Rubens. Rubens, so che tu hai lavorato a lungo, ma ti chiedo di essere brevissimo per questa specie di super penna che traduce in varie lingue e che si chiama Quictionary. Ecco, secondo... Devo tornare a imparare l'inglese. Ok, vai Rubens. Vabbè, secondo prodotto che presento è la Quictionary oppure super penna. È una penna che consente, scannerizzando una frase su una rivista, un giornale o una qualsiasi pubblicazione, di tradurla immediatamente, semplicemente passando la penna sulla parola oppure sulla frase. È un vocabolario molto ricco, con centinaia di migliaia di parole, e posso scaricare vocabolari addizionali da internet, fino a 32, compresi il giapponese, il cinese e altre lingue. La penna viene fornita con 3 vocabolari. Ora vedremo come funziona dalle immagini, ecco. Quindi cattura il testo e lo traduce. Sì, lo traduce, non solo lo traduce, ma come adesso vedremo subito, dà anche idiomi o frasi complete, per cui avendo un vocabolario molto ricco ha queste possibilità. Ecco, scan, sfogliare, esatto. Sì. Inoltre questa penna può anche scannerizzare fino a 20.000 righe, memorizzarle, poi successivamente scaricando queste frasi, questi testi sul PC, sono già direttamente editabili da qualsiasi editor. Ecco, adesso vediamo il altoparlantino che c'è già incorporato nella penna, oppure si può usare un che auricolare. Ti dà anche la pronuncia, vero Mario? Sì, ecco, adesso dà la pronuncia della parola che è stata scannerizzata. Bene.